diceva Michele, le famiglie di tradizione ebraica sul territorio romano sono pochissime, sono integrate in senso stretto, fino al momento in cui irrompe sulla scena la tragedia della persecuzione razziale. Il primo segnale di un occhio di riguardo, tra virgolette, si intende, nei confronti della popolazione ebraica è il censimento del 1931, dove gli organi dello Stato vogliono verificare quanti e dove sono gli ebrei. Ma ovviamente la tragedia comincia con le leggi razziali del 1938. Le leggi razziali del 1938 sono sottovalutate dall'opinione pubblica italiana. Non c'è consapevolezza di questa cosa, di che sta maturando questa cosa. Nel 1935 la provincia di Como, che è già diventata organo di riferimento del partito fascista, quindi non è un giornale come gli altri, ma è l'organo dei fascisti locali, riporta una recensione di un libro che si intitola Sionismo bifronte, scritto da un esponente della comunità ebraica italiana, che è Ettore Ovazza, in cui cerca di dimostrare che sionismo e fascismo possono trovare un punto di incontro e che anzi, come dire, la comunità ebraica è fascista nell'intimo e quindi, come dire, è pienamente convinta dell'ideologia del regime. Al 1938 non c'è consapevolezza di quello che sta per succedere. In quel momento a Como il censimento registra 397 israeliti, di cui 215 stabilmente residenti e 182 sono determinate dalla presenza, diciamo così, turistica, perché il censimento è fatto d'estate. È un censimento che le stesse autorità nei documenti ufficiali definiscono approssimativo. Ciò nonostante è il primo segnale di una progressiva individuazione dell'oggetto della persecuzione. I documenti che si ritrovano negli archivi comunali, eccetera, eccetera, ci mostrano che questa cosa comporta ancora qualche problema. La stessa come dire, catena di comando non è convinta della diversificazione razziale. In un archivio comunale del Comasco uno dei funzionari annota di ricordarsi che bisogna stare attenti che non tutti i levi sono ebrei, cosa verissima, la dimostrazione è una bellissima ricerca che ha fatto una ragazzina per l'esame di terza media un paio d'anni fa, di origine valtellinese, una famiglia Levi che non è ebraica, perché è una famiglia valtellinese, ha accertato, è storicamente accertato. Siamo in questa situazione. È evidente che il disastro può solo arrivare. Il disastro arriva con la guerra, arriva poi con l'occupazione nazista, la faccio molto breve, perdonatemi, ma sono cose che meriterebbero non una ma dieci discorsi. Arrivano soprattutto dopo l'armistizio dell'8 settembre, con l'occupazione nazista.
nazista e l'assimilazione del fascismo repubblicano alla logica della soluzione finale nazista. Como diventa uno dei passaggi verso la salvezza. Su questo passaggio drammaticamente cruciale ormai abbiamo delle informazioni abbastanza approfondite. Devo qui ricordare soprattutto il lavoro che bisogna definire pionieristico di Rosaria Marchesi in questo libro Como ultima uscita, che abbiamo pubblicato ormai più di 20 anni fa e che comunque resta un elemento, un contributo essenziale per capire che cosa è successo. Como, con la sua frontiera così vicina, così facilmente superabile, diventa l'ultima uscita davvero per le famiglie ebree che scappano dalla persecuzione e dallo sterminio. Qui ci sarebbero decine e decine di storie belle e brutte da raccontare. E ci sono davvero tantissimi elementi che il nostro cruccio, passatemi questa espressione, è quello che non si siano ancora sedimentate nella coscienza collettiva. Questo a me appare gravissimo. Nodo Libri, cioè la nostra casa editrice, ha appena ripubblicato questo libro, Oltre la rete, scritto e pubblicato all'inizio del 1946, quindi subito dopo la liberazione, da colonnello Antonio Bolzani, che era il responsabile ticinese di Svizzero, dell'esercito svizzero, per la frontiera sud, per la frontiera che andava dai Grigioni fino alla Rosso. Antonio Bolzani già nel 1946 dà le cifre, le dà perché lui le sa, perché lui è stato uno dei protagonisti. E allora ci sono tra i profughi che passano il confine nei giorni immediatamente successivi all'8 settembre, in quel momento che è davvero un momento di una drammaticità che si fa fatica a capire col senno di poi. Passano decine di migliaia di persone nei paesi qui vicino, dalle montagne non invalicabili che circondano il lago, eccetera, eccetera, e tra questi ci sono 4.296 ebrei. È evidente che non erano tutti accolti, è evidente che Como è per loro l'ultima uscita, cioè l'ultima possibilità di salvezza. Ci sono Como, e questo confine è l'ultima uscita e l'ultima possibilità di salvezza anche per tanti altri, per i renitenti alla leva, per gli sbandati che sono rimasti senza ordini e non sanno più a che santo votarsi, eccetera, eccetera, oltre che poi per gli antifascisti e per i partigiani e così via. Questo libro, questa testimonianza, ripeto, quasi in diretta, sono passati pochi mesi dal fine della guerra, racconta proprio con grandissima umanità, a mio modestissimo parere, l'impatto che questa cosa ha avuto su una comunità che è solo poche centinaia di metri, mi viene da dire, di qui, ma che anche loro non hanno capito, ma si attrezzano per capire, perché qui dentro c'è davvero, nella testimonianza di un militare, non di un attivista per i diritti umani,
c'è davvero lo sforzo di capire che le cifre sono enormi, ma queste persone, questi profughi, non sono numeri, sono persone. Ed è quello che noi non abbiamo ancora capito rispetto alla vita. Ovviamente questa cosa corrisponde anche da questa parte a una serie di straordinarie storie di accoglienza, di assistenza, di solidarietà. Bisognerebbe raccontarle tutte, cosa che non si può fare, evidentemente. Ne vorrei citare almeno una per una ragione. No, due. Una è quella che da cui nasce proprio il libro di Rosaria, che è la storia di Luisa Andreani, di Luisa Colombo, scusate, che è una giovane crocerossina che si imbatte in queste persone prese e incarcerate in carceri non ufficiali, ma come scrive giustamente Walter Merazzi, che è un altro degli amici e delle persone che hanno contribuito alla conoscenza di queste cose, Como in quel periodo è una città carceraria, è una città piena di luoghi di detenzione, ufficiali, non ufficiali, segreti, pubblici. Luisa si imbatte in queste persone e non può non agire, non può non cercare di fare qualcosa. Lei che forse dovremmo dire è costretta a capire con un corso accelerato di drammaticità. Scusatemi il giro di parole, ma non so come dire. C'è però un'altra storia che mi piace raccontare, che è la storia di Perla Abouaf e dei suoi due figli. La storia comincia sul lago, perché questa madre ebraica con i suoi due figli, uno già ragazzino, l'altro di pochissimi mesi, prima ottiene assistenza da Don Luigi Granzella, parroco di Pianello del Lago, se non ricordo male. Don Luigi Granzella la colloca in un convento. I conventi, le parrocchie sono in questa fase uno dei in molti casi sono ancore di salvezza, punti, luoghi di salvezza. Don Luigi Granzella la colloca in questo piccolo convento a Rezzonico, ma poi si capisce che cominciano a girare strane storie, teme la delazione e quindi la riporta a Como. La porta a Como e viene collocata alla presentazione, ma anche lì dopo un po' si capisce che il luogo non è più sicuro e a questo punto si attiva Ginevra Vedetti Masciadri. Ginevra Vedetti Masciadri è una delle grandi figure dell'antifascismo comasco, proprio perché grande è spesso dimenticata, non si è messa in vista, ma mi piace ricordarla qui in questo luogo perché suo padre Vedetti è uno dei fondatori del Cantucci ed è l'anima umanista socialista del Cantucci, e questa cosa è passata evidentemente alla figlia, la quale riesce a con una storia che davvero sarebbe degna di un romanzo o di un film, riesce a coinvolgere un ufficiale dei carabinieri e lei lo racconta e dice proprio: quando mi sono trovata di fronte a questa persona ho rischiato sapendo che dovevo correre questo azzardo
perché gli ho chiesto un aiuto, poteva